Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col bianco e rosso TB Sport. Allora, domani Crotone-Bari, ma queste sono giornate intense perché poi c'è la partita Bari-Cesena martedì sera. Sono 4 giorni importanti per il campionato del Bari. Ma una partita alla volta. Crotone, campo Ezio Scidda, questo nome che già dà l'idea di un campo bello tosto, Ezio Scidda di Crotone. Professor Antonucci, lì c'è mai stato a Crotone o A no? voglia, a voglia. Una volta sono stato con una rimonta, per una rimonta incredibile, e poi l'altra volta è stato quando sono andato insieme con Vittorio Smisà, fu una trasferta, un'altra tragedia, gomme forate, insomma, arrivammo in tempo per la partita e perdemmo 2-1. E lì non ci facevano uscire perché dalla parte della tribuna alla curva degli ospiti si fa subito ad uscire, però quella volta, nonostante la sconfitta, niente, ci furono i posti di blocco per non farci uscire Qual è subito. il campo più infuocato che tu abbia mai visto? Un campo dove hai avuto anche tu personalmente paura, tanto per essere chiari. Beh, io ti dirò proprio che quello di Crotone, Sì, eh? sì, quello di Crotone, e poi anche quello di Cosenza. Io sono stato 2 o 3 volte con il Bari a Cosenza, è stata Al San Vito, si chiama così lo stadio di Una volta Cosenza, eh? si chiama così, poi non ci sono andato più dopo che lasciai il giornale, e che devo dire che sono campi veramente. Anzi, ti dirò di più che prima quando si andava nel nord Italia, si andava a Mantova, si andava, erano tutte trasferte piacevoli. Oggi invece anche in quei campi c'è contestazione, c'è qualcosa, c'è razzismo poi, che poi io non lo chiamerei razzismo, perché se uno dice del Barese terrone, noi diciamo a loro Piorentoni, non è la fine del mondo, qui si esagera certe Senti, volte. voglio sapere la tua sulla questione petardi, no? Perché questa settimana si è parlato molto anche di questa multa che il Bari ha avuto per il lancio di petardi. Ma io posso dire una cosa, è un invito che vorrei fare veramente dalla mia, direi così, abbastanza avanzata età. Dico a tutti i giovani, cercate di farne a meno, anche perché la situazione finanziaria del Bari è quella che tutti quanti conosciamo. E poi io ti dirò di più, a proposito dei petardi e del comportamento. Ieri ho seguito la trasmissione, questa seguitissima trasmissione, popolare trasmissione, e ho notato la presenza di un ospite che io non conosco, ma mi ha fatto piacere sentirlo, veramente lineare, garbato, serio, e ha detto le verità, Giuseppe quelle Manzari, verità che praticamente potrebbero anche domani essere, dire così, di monito, perché sai com'è. Il fatto che ho uno della famiglia Matarese, vada sempre in Arabia o in Dubai, potrebbero anche avere un ritorno anche al vertice del Bari, non si può mai Ah, sapere. addirittura ci sei dato la Non si notizia. può mai sapere No, perché io beh, ritengo, sarebbe no, inammissibile, però ritengo, sarebbe conosco i inammissibile. Matarese, secondo me non lasciano così il Bari, non lo lasciano, secondo me, almeno i grandi, i ragazzi sono più, direi così, abbastanza saggi. So, così buttavo, come dire, senza neanche accorgertene, hai dato una notizia. Ah beh, del resto, che notizia, questa è una mia ipotesi, non è che, come l'ipotesi che dicevo l'altra volta a proposito dei ragazzi, state attenti che noi siamo stati classificati la capitale del calcio corrotto. E vabbè, la sorpresa, quella è venuta a fare anche il capitano, una sparata qui che praticamente mi ha offeso, sono io che mi ritengo offeso. Perché non ha capito quello che ho detto io. Ma vabbè, comunque, avevo Chiudiamo detto il che non discorso, voglio dai. ritornare su questi E oggi mi hai argomenti, e tu dato. mi fai tornare, Ma tu io mi non ti ho fai detto niente, io non ho tornare, detto niente, sono sei delle tu. ipotesi, Sei perché tu. vedi, Tu hai aperto il discorso, io non ti ho fatto per neanche la esempio, che sono domanda, eh. innamorato del Bari da quando avevo 7 anni, è chiaro che mi sentirei male a non stare vicino al Bari, ma non da un punto di vista di carica o di, no, o di, dire così, di compiti, solo perché amo la bandiera biancorossa che è quella della Vabbè, mia ma una cosa è città. un tifoso, però una cosa è chi associa il proprio nome a un fallimento del Bari e poi torna a galla, cioè nel senso che sarebbe clamoroso, io non ci credo, Ma vedi che il perché io fallimento non ha ci portato credo. bene alla famiglia Matarese, Beh, è un quindi devi fallimento dire, però è un eh? fallimento, E vabbè, dai. lo so, ma sai com'è, uno fa,
Ma non è, è un fallimento. Tu mi trascini a dove non voglio parlare. Parliamo di dove non devo parlare. C'è un amico in linea, pronto. C'è un amico in linea, pronto. Buongiorno Enzo, sono Francesco da Bari, ciao, quartiere San Pasquale. Ciao, ciao, ciao. Un saluto al tuo graditissimo ospite. Ciao, È la prima volta che chiamo e quindi volevo complimentarmi con la trasmissione e per l'opportunità che tu dai giornalmente a noi tifosi per poter esprimere i nostri pareri. Senti, fermo restando che comunque oramai meglio buttarci alle spalle tutto quello che riguarda la famiglia Matarrese e cercare di guardare al futuro, che speriamo di riuscire a mantenere la categoria, spero che comunque domani il Bari possa uscire indenne dal campo malefico di Crotone. È abbastanza infuocato come campo. E niente, io sentivo proprio stamattina da Christian alcune persone che già facevano il nome di Zeman come ipotetico nuovo tecnico del Bari. Io direi soltanto una cosa, pensiamo a fare noi tifosi, quindi dare tempo al tempo che comunque quando ci sarà l'asta, che penseranno i nuovi proprietari, va bene. Spero che diano lustro e verve alla nostra squadra. Grazie, del cuore. Grazie, ci vuole cambiamento, novità, aria nuova. Per me tu hai avuto un incubo stanotte, però so, può essere che tu l'abbia vista come una cosa accaduta realmente, per me è avuto un brutto sogno stanotte, pensi di averlo risolto? Ma io non è a questo punto. Non fossato perché devo fare. Se domani ci sta l'arabo che porta 10-20 milioni all'asta, è chiaro che la e chi è sto arabo? E che ne so io, è un'ipotesi. Tu non hai visto quante volte hai sognato un arabo ed hai sognato Matarrese che torna a casa. No, io non ho sognato niente. Nel senso che tu a mio avviso hai associato una serie di immagini. Prendo lo spunto da quello che Michele, come si chiama? Michele Manzari, che vorrei conoscere. Giuseppe Manzari, che vorrei conoscere perché è stata una persona però equilibrata, tu hai associato, ha detto nei la verità. Sogni, nei sogni tu associ gli arabi, poi vedi Matarrese, cioè i sogni assemblano immagini strane fra di loro, no? E per la fine tu, per me tu hai sognato stanotte ed hai pensato questa cosa. No, non ho sognato niente, stavo dicendo soltanto che i viaggi che fa uno della famiglia Matarrese molto frequentemente in Arabia, nel Dubai, penso che sarà tentando di far portare qualcosa di concreto. Ma c'è un concreto, deve essere se viene l'arabo e porta 20 milioni, 40 milioni, storia, allora è chiaro che Duccio Tome vince quello. Non è che avremo un presidente al Matarres, un arabo. No, Matarres potrebbe diventare presidente onorario. No, scherziamo, dai. No. Hai sognato, non è vero. Non posso altro perché ci vuole novità, dai. Pubblicità, poi torniamo insieme.